tanti ritornelli. Aspetta Paola, invece di fare buona domenica, sì, come facciamo sempre, sì, intanto ciao a tutti e buona domenica. Ciao. Io parto così. Un cuore matto da legare. Ma non è matto. E credo ancora che tu pensi a me. Non è matto il cuore di Paola Fabiani. Però è cuore batticuore. Forte batticuore. Forte batticuore. Sì, solo lei allora lo può provare. Bravissima Paola, che conosciamo da tanto tempo, tra l'altro ultimamente anche conduttrice di un bellissimo programma radiofonico in Lombardia. Allora, Paola partiamo Fabiani subito con la musica. Dai. Paola Fabiani. Forte batticuore. Fai parte già di me, anche fuori le lenzuola. Io vorrei mandarti via, ma so che non posso, perché vivi dentro me. Fai quello che vuoi, nella mia vita vieni e vai, eppure sento che mi ami anche tu. Batti cuore. Questa nostra rubrica sta avendo veramente un grande successo, devo dire, e che ci chiedono delle belle canzoni, però se volete un compleanno, un anniversario, qualcosa, mi raccomando fatelo scrivendo per tempo. Sì. Ok? Allora, ci hanno WhatsAppato da Pisa, la città Pisa, natale, Pisa. Anzi, nella quale ebbe i Natale. Ma sì, ma ero lì appena nato, mi hanno detto torre. Tu diventerai un cantante. Wow. E infatti era... Isabella da Pisa per sua figlia Martina ha questa strana richiesta. Sì. So che già l'ho chiesto l'anno scorso e voi avete passato in TV. Oggi vi richiedo lo stesso video che diverte tanto la mia bambina Martina. Che posso fare? A lei piace tanto questa pecora che si chiama Desolina. Di nuovo un grande grazie. No, Desolina... non è morta, ce l'abbiamo. Ma quanti anni avrà sta pecora? Dico io. Comunque, i quattro mori, hanno dalla Sardegna la pecora sarda. La pecorina sarda. No, pecorina sarda. Allora, la pecorina va bene dappertutto, però in Sardegna c'è il pastore sardo. C'è il pastore. Ecco, Desolina, chiudiamo questo argomento, i quattro mori dedicata a Martino. Secondo me, ma comunque, vai.
pecorella, francamente vanitosa, sinceramente bella. Sono una web star, vado pure in TV, produrre solo latte, a me non basta più. Mi piace guidare, pescare, chattare, ballare, cantare e perfino figurare. Per questo io sto bene, 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 e vivo proprio bene, bene, bene. Sono tanti, milioni di milioni. Non dimentico il passato, non rinego tradizioni. Amo il ballo sardo, giugando a chitarra. Ascolto il tenore, amo la mia terra, amo la mia terra. Tesolina, sono una pecorella, francamente vanitosa, sinceramente bella. Berretto e occhiali fanno il mio look, io giro tanti video, li trovi su Facebook. Mi piace guidare, pescare, chattare, ballare, cantare e perfino pitturare. Per questo io sto bene, 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 e vivo proprio bene, bene, bene. Amo il ballo sardo, giugando a chitarra, ascolto il tenore, amo la mia terra, amo la mia terra. Sono tanti, milioni di milioni, a casa non ci sto, non rompetemi. Bene. Per questo io sto bene, 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 e vivo proprio bene, bene, bene. Per questo io sto bene, 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 e vivo proprio bene, bene, bene. Un'altra novità delle edizioni Novalis, alle quali siamo molto affezionati, e ci fanno ascoltare sempre delle belle canzoni, delle cose anche nuove. Pur essendo questa una canzone storica, ormai folcloristica, del folklore, del folklore. Che già quando la cantava la grande Cigliola Cinquetti era già un folklore, perché è una canzone che secondo me risale ai primi del Novecento. In ogni caso, ce l'andiamo la a ascoltare. La domenica andando alla messa da Silvano e Mauro Band. E vai! Giovanotti, piangete, piangete, han tagliato i miei biondi capelli. Giovanotti, piangete con me, dimmi che m'ami, sono innocente come il sole che risplende sul mare, voglio dare un addio all'amore, oh, sì sì.
E andiamo adesso a casa Giannina a vedere che cosa stanno combinando questi due ragazzacci. Speriamo che la Nina si sia tolta i bigodini. Non penso. Non lo so. In ogni caso, credetemi, loro a casa, noi ci siamo stati, sono così. No, la casa è quella. E non è vero che Gianni ha quella maglia a righe e che la no, Nina c'ha i bigodini. No, io l'ho sempre visto con quella maglia lì anche quando poi siamo andati. Ci sono andati. Anche due cani in giro. Va bene, dai. Casa Giannina, divertentissimi. Vai così. Nina, ti ricordi quando ci siamo sposati gli accordi fra di noi quali sono stati? E certo che me ricordo. Te lo ricordi, no? Io lunedì c'ho il calcetto, il mercoledì esco per il biliardo, la mia passione, e il venerdì la pesca. Ecco, queste tre cose ogni tanto te le voglio ricordare. Il lunedì esco perché c'ho il calcetto, mercoledì il biliardo, venerdì la pesca. Quindi non me le fa ripetere quelle cose, eh? Sì, sì, ma tu ti ricordi che ti ho risposto io? Mi ricordo sì che mi hai risposto te. Io ce l'ho solo una cosa. Non mi ricordo mica. Solo una cosa ce l'ho io. Cosa? Io, tutte le sere, sì? alle 9, faccio il sesso. E chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. Tutte le sere. Anche lunedì, mercoledì, venerdì. E qui comando io, e questa casa è mia. Le donne amano, le donne. Cosa sarebbe il mondo senza donne? Eh? Una grande tristezza. Vero? Io sono sempre stato... non un femminista, ma a favore delle donne. Ok, pro donne sì. No, temevo di cosa avrebbe detto. Secondo me le donne sono più brave in carriera. Studiano di più perché si concentrano di più. Sono più serie, nel senso che quando si impegnano fanno le cose, le fanno meglio. E quindi quando amano, amano veramente. E quando non ti vogliono più ti dicono oh, va a quel paese, finisce lì. Invece l'uomo ci pensa. L'uomo ti sta sempre lì, poi sì, poi no. Comunque le donne amano. Una canzone che ho scritto insieme a Gianni Coletti, tra l'altro. Ed è, me la faccio ascoltare, si chiama Le donne amano, da me, per voi, per le donne. Che ti aspettano di notte e accettano qualsiasi tua bugia, sono quelle che in silenzio sanno piangere per non lasciar che tutto vada via. Le donne che ti offrono l'amore ai bordi delle strade di città, donne a cui la vita ha rubato gli affetti e la propria dignità. Le donne amano e sanno sempre cosa fare, piccole isole nel mare, sotto le stelle il cielo blu. Donne sognano il vero amore, non l'avventura, le donne che non han paura di guardare in faccia la realtà. Hey!
una donna innamorata basta poco per un momento di felicità. Un fiore, un bacio, una carezza, due parole, è solo questo che le servirà. Grazie. Vai Paola, vai a intervistare curiosa l'artista di oggi. Curiosa fui di scoprire qualcosa in più. Questo è siciliano però. Mi sto un po' spagnolo, un po' siciliano. Curiosa fuori. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, esattamente col mago Cecchini. Ciao adulti e bambini. Che è simpaticissimo. Buonasera, buonasera. Ciao, bravissimo, spettacoli per famiglie. Mamma sì. Stomo, menti morisce. Io non mi fido quando sono ha accanto ragione, al mago Cecchini. No, io non sono una persona mai per bene, però ho paura dei palloncini, mi dispiace per lei. Non so mai cosa mi aspetta. No, oggi tranquilla, anzi, guarda, dove stai io a stare accanto a te, devo essere sincero, guarda, mi fai sudare, mi fa venire il bollore. E allora io, è vero, mi fa. Allora io, essendo un mago, voglio riuscire per ghiacciarmi un attimo e ghiacciare anche il calore di questi, di queste luci. Voglio provare a trasformare una bolla di sapone. Sagde, sa. E voilà. No, è un mago. Il Cecchini è un mago. Ma come hai fatto? Bene, l'ho trasformata. Mi sto rinfrescando, guarda. Fammi vedere. Fantastico. Devo toccare con mano. No, con mano si scioglie, tu lo sai, te hai le mani calde. Ah no, lei è come quella dei film, è ghiacciata. La donna di marmo. La metto via, guarda, la metto via. Mi si ghiaccia. È vero, è una palla solida, è una palla solida. Sì, una palla. Sì, bravissimo, ma immagino i tuoi spettacoli affascinerai i bambini. Tutti quanti, i presenti, cerco di divertirli tutti. E questa sera volevo portare un numero, anzi grazie al pubblico presente negli spettacoli, quest'estate sono stato insignito della nomination del mago più veloce del West. Wow! Davvero, sono contentissimo, è stata una bella estate, abbiamo girato, lavorato, te l'ho detto, sono andato in Maremma a ricevere questo beneficenza? Merito. Davvero. Però hanno fatto beneficenza. Mago Cecchini, non mi fido, è il mago più veloce del West, lo fai da solo, ciao! Ha ragione, fa bene, ha paura dei palloncini. No, però non c'è bisogno, guarda, io quest'estate ho ricevuto la nomination del mago più veloce del West perché quando gioco con le carte a me non ne casca mai una. Sono talmente veloce che non me ne casca mai una. Ti dico, non a caso, vedi? Mi hanno dato la nomination del mago più veloce del West perché non me ne casca mai una. E quest'oggi voglio fare una sperimentazione veramente eclatante. Attenzione, sagde, sa. E voilà! Non me ne casca mai una, anche oggi si sono riuscite, ragazzi. Non me ne casca mai una, anche perché io le leggo. Cioè, avevi paura, Aspetta. Che ci vuoi fare? Arrivederci, buona serata, buon divertimento. Ciao! Un mio successo, una mia canzone, devo dire che ha avuto un grande successo, tra l'altro incisa da diverse orchestre, cantata da tantissime orchestre in tutta Italia. In questo caso è proprio un'incisione fatta da I Novelli e la fanno veramente anche molto bene. Ma la voce è quella di Luisa, quindi versione femminile. Luisa, quindi è fatta la versione femminile. Brava Luisa. Toma Toma, in idioma castigliano, per voi, un reggaeton. Toma, toma.
100. Baila conmigo así, verano será así, con ganas de libertad, el mundo será feliz mirando el nuestro amor, la luna sonreirá, toma mis manos y baila, y baila así, vive el verano conmigo, conmigo así, nosotros estamos y junto en el sol y en el mar, podremos siempre amarse en toda libertad, toma mis manos y baila, y baila así, vive el verano conmigo, conmigo así, nosotros estamos y junto en el sol y en el mar, podremos siempre amarse en toda. Ciao amici! E con questo vi salutiamo, mi raccomando, andate a ballare sempre, perché ballando si vive meglio. Noi, per quanto ci riguarda, ci vediamo domani, sì, sempre con Ritornelli. E votate la canzone Brava, del mese questo, di novembre. Vogliamo anche dire che chi, tutti quelli che invieranno un SMS, un WhatsApp e una mail, uno alla settimana verrà ricontattato dalla nostra redazione, che è per votare appunto, certo, la canzone Regina, una alla settimana o una alla settimana. Un fortunato riceverà poi a casa CD, sua un CD musicale. Verrete comunque ricontattati, perché votando avremo, la nostra redazione avrà il vostro recapito. Ciao, ciao a tutti, amici, andate musica a ballare. Ciao ciao. Viva Ritornelli. Ciao. Bye. Quanti ritornelli